Questa è la storia di due uomini nati nello stesso anno, il 1452. Due uomini che avranno un'enorme importanza per Milano e per il mondo, lasciando un'eredità vastissima e indelebile. Due personalità ricche e complesse che si incontrarono proprio qui, in questo castello, e che qui condivisero idee, progetti, intuizioni e invenzioni. Di mestiere l'uno faceva il principe, duca di Milano e signore di una delle più grandi corti rinascimentali. Si chiamava, a causa della sua carnagione scura, Ludovico il Moro. Per l'altro, figlio illegittimo di un notaio e di una contadina, nessuna definizione sembra essere appropriata se non quella di genio. Il suo nome era Leonardo da Vinci. Quanto indimenticabile. Una macchina scenica e immaginifica che nessuno mai aveva pensato prima e che venne chiamata la festa del paradiso. Un panno di raso copriva la scena, danze e balli allietavano gli ospiti. Ed è col calar delle tenebre, mezz'ora dopo il tramonto, che la festa poté davvero avere inizio. Egli, con lo splendor dell'aria sua, che bellissima era, rasserenava ogni animo mesto e con le parole volgeva al sì e al no ogni indurata intenzione. Egli, con le forze sue, riteneva ogni violenta furia e con la destra torceva un ferro ad una campanella di muraglia ed un ferro di cavallo come se fosse piombo. Con la liberalità sua raccoglieva e pasceva ogni amico povero e ricco, purché egli avesse ingegno e virtù. Ornava ed onorava con ogni azione qualsivoglia disonorata e spogliata stazza, perché ebbe veramente Fiorenza grandissimo dono nel nascere di Leonardo e perdita più che infinita nella sua morte.